Io ho scritto un testo qualche, qualche tempo addietro che si intitola Pensare altrimenti, eccolo qua, Filosofia del Dissenso, che era un tentativo, che credo tuttora abbia qualcosa da dire, di mostrare quelle che possono essere le coordinate per una filosofia del pensiero dissidente. Naturalmente qualcuno potrebbe giustamente obiettare, ma la filosofia è in quanto tale pensiero critico, dissidenza rispetto al senso comune e al si dice del, della chiacchiera generale. Certamente, quindi forse dire filosofia del dissenso è pleonastico perché ribadisce qualcosa che già dovrebbe essere ovvio, la filosofia è in quanto tale pensiero critico, almeno fin dal fondatore originario. Della ditta Socrate, che eh, appunto noi, per quello che ci viene raccontato dalle fonti che ne hanno parlato. Eh, sappiamo essere stato l'inventore dello spirito critico. Socrate, secondo quanto ci raccontano in forme anche non perfettamente coincidenti, gli autori che ci hanno restituito le testimonianze su di lui che non scrisse nulla, Socrate era solito trascorrere le sue giornate praticando la filosofia nello spazio pubblico della polis, e discutendo criticamente eh, i saperi Costituiti del suo tempo ed era solito, oltretutto, modulare l'ordine del discorso eh, in funzione dell'interlocutore che gli stava di fronte. Quindi per portare il discorso all'altezza dei nostri tempi, se Socrate fosse vivo oggi, con chi si occupa di finanza dialogherebbe di finanza, con chi si occupa eh, di politica dialogherebbe di politica, con chi si occupa di tecnologia dialogherebbe di tecnologia, giusto per sottolineare come, almeno se seguiamo Socrate, il campo privilegiato d'analisi della filosofia debba essere quello di un'analisi critica su ogni realtà. Ogni parte dell'essere merita di essere discussa criticamente, e quindi questo è, se volete, il campo un po' problematico, per certi versi, in cui opera la filosofia. La filosofia, come eh, la religione, si occupa della totalità del tutto, non ha una zona di interesse ben demarcata e eh, uno spazio invece nel quale non possa addentrarsi. La filosofia si occupa della totalità come la religione, ma a differenza della religione lo fa procedendo con il logos, con la ragione, quindi non con formule rappresentative eh, che sfuggono alla presa della ragione. E naturalmente non entro qui nella vexata questione del rapporto tra fede e ragione, tra filosofia e religione, che ci porterebbe molto... Molto lontano dal nostro intento. Ora, se noi volessimo, per così dire, eh, scandagliare il, lo stato del pensiero critico oggi, dovremmo riconoscere, credo abbastanza platealmente, che non gode di grande salute. La nostra epoca è un'epoca che sembra non guardare con particolare simpatia al pensiero critico e non allineato. E io voglio partire da. Una considerazione fatta da un grande autore del, del secolo breve, un autore che ha scritto un ponderoso volume, spesso anche bistrattato in verità dai, dai contemporanei suoi e anche dagli autori venuti dopo. Questo autore si chiama Oswald Spengler e scrive un importante volume intitolato Il tramonto dell'Occidente: Untergang des Abendlands. Il tramonto dell'Occidente. Eh, tutta una corrente di filosofia ha riflettuto sul, sul fatto che eh, in tedesco Abendland significa la terra della sera, quindi la terra del tramonto, la terra dell'occaso. E in questo volume Spengler eh, dà una notazione che credo interessante, che forse può costituire il punto di partenza per la nostra riflessione. Scrive Spengler: Un tempo non era permesso a nessuno di pensare liberamente. Ora sarebbe permesso, ma nessuno ne è più capace. Ora la gente vuole pensare ciò che si suppone debba pensare e questo lo considera libertà. Ora, queste considerazioni di Spengler sembrano effettivamente scritte oggi, o comunque sembrano eh, piuttosto bene attagliarsi allo spirito della nostra epoca, dove in effetti. Sembra che ciascuno possa liberamente pensare e dire tutto ciò che vuole, ma l'effetto generale che segue da questa libertà non è quello di un eh, dibattito polifonico con prospettive differenziate che dialogano mirabilmente, al contrario sembra essere il risultato ultimo di questa eh, su, supposta libertà di, di pensiero, sembra essere quello per cui si produce un monologo di massa. Oggi il nostro presente ci restituisce il quadro alquanto desolante di un grande monologo di massa in cui tutti potrebbero teoricamente pensare liberamente e poi accade che tutti pensino al medesimo modo. E quindi dice Spengler, per citarlo ancora, un tempo non era permesso di pensare liberamente. E Spengler aveva in mente naturalmente le forme con cui il potere aveva... Variamente messo al bando il libero pensiero. La storia dell'Occidente, in fondo, se volete, è anche costellata di esempi tristi di persone che hanno provato a pensare liberamente contro corrente e che hanno pagato spesso con la loro vita questa tentazione del pensiero critico: no? dalla caverna di Platone fino a Giordano Bruno, da Gesù Cristo fino ai tanti martiri del pensiero libero che hanno costellato la nostra storia. Bene, dice Spengler, ora in realtà quest'epoca sarebbe finita, ognuno potrebbe pensare liberamente ciò che vuole, ma nessuno è più in grado di farlo. Ecco l'aspetto più preoccupante e inquietante su cui dovremmo riflettere, cioè l'aspetto che dà più da pensare è il fatto che nessuno più pensi, perché forse potremmo avventurarci a sostenere che quando tutti pensano il medesimo, in realtà forse nessuno sta pensando. Quando tutti pensano e dicono lo stesso, siamo davvero sicuri che ciascuno stia liberamente pensando? O non è forse una coazione al pensare in maniera irriflessa ciò che qualcuno o qualcosa ha stabilito si debba pensare? Ecco, è quella che propongo di chiamare l'epoca del grande monologo di massa che talvolta viene anche chiamato con un'espressione presa in prestito dal sociologo francese Pierre Bourdieu, il tempo del pensiero unico, la pensée unique, il pensiero unico. Insomma, il solo pensiero, l'unico pensiero oggi consentito è il pensiero unico politicamente corretto. Cosa si intende per politicamente corretto? Che in vario modo rispecchia e eh, supporta... I moduli fondamentali sul piano politico e sociale della società di massa nella quale oggi ci troviamo, quindi essenzialmente l'epoca che dovrebbe teoricamente proporre la libertà di pensiero di tutti e di ciascuno per eterogenesi dei fini genera invece una mostruosa società in cui tutti pensano. E eh, dicono il medesimo, che è esattamente il contrario di quello a cui bisognerebbe ambire, seguendo almeno lo spunto di, di Spengler. Lo si vede molto bene nei temi fondamentali della nostra vita quotidiana. Adesso non sto ad analizzarli singolarmente, è un esercizio che potete fare benissimo anche voi sui tanti temi della nostra quotidianità. Sembra che eh, effettivamente non sia possibile dissentire su molti temi e proporre prospettive eh, diversificate. Ora, con questo intendiamoci, eh, non voglio dire che in passato fosse possibile eh, riconoscere la presenza di prospettive diversissime che dialogassero fra loro, questo accadeva nei dialoghi di Platone e in pochi altri luoghi eh, ampiamente idealtipici della... Storia dell'Occidente, no? se pensiamo ai dialoghi di Platone, effettivamente si dialoga con prospettive diversificate, nessuno viene mandato in croce o messo sul rogo, ci si confronta. Addirittura in un passaggio molto bello che ho citato del Gorgia, che è un dialogo. Platonico dedicato alla confutazione delle tesi sofistiche del retore di Lentini, Gorgia, Socrate, che è il protagonista dei dialoghi platonici, dice di appartenere a quella schiatta di uomini che addirittura preferiscono essere confutati che confutare. Perché? Perché, venendo confutati, si liberano dall'errore e quindi addivengono alla verità insieme con chi li ha confutati. Ecco questo potrebbe essere inteso come. Eh, l'obiettivo fondamentale della prassi filosofica dialogica si dialoga ci si scontra anche ma non per far fuori l'avversario ma al contrario per addivenire insieme a lui mediante il dialogo alla verità quindi lo sforzo veritativo del dialogo filosofico dovrebbe essere quello di partire da prospettive diverse per raggiungere insieme, di comune accordo, purificandosi dall'errore, la verità. Per questo, eh, Martin Heidegger, forse il più grande filosofo del Novecento, definirà eh, in un suo testo la filosofia come eh, una sorta di. Lotta amichevole, uno scontro amichevole perché è uno scontro certamente dove si confrontano prospettive diverse, talvolta opposte, ma è uno scontro amichevole perché l'obiettivo ultimo non è quello, ricordavo, di far fuori il proprio avversario, ma al contrario di avvicinarsi insieme a lui e grazie a lui alla. Verità. Per questo dice Socrate: sono grato a colui il quale mi confuta, perché così facendo mi libera dall'errore e mi aiuta a partorire la verità di cui sono gravido. Ecco il tema maieutico Socratico. Ciascuno di noi è gravido della verità. Può partorirla mediante il dialogo e il confronto. Ecco, eh, questo tema, dicevo, questo confronto tra prospettive diverse, purtroppo nella storia dell'Occidente è più un topos filosofico che non una, una realtà pratica, è un topos filosofico che essenzialmente va dal Platone della Repubblica fino a, al Jürgen Habermas della teoria dell'agire comunicativo. Jürgen Habermas uno degli ultimi superstiti della scuola di Francoforte, che pure bisogna dirlo, ha ampiamente annacquato nel suo spirito critico, nell'evoluzione contemporanea del suo pensiero, Jürgen Habermas eh, teorizza l'agire comunicativo. Che cos'è l'agire comunicativo? In sintesi, è l'idea che eh, ci si possa e ci si debba confrontare mediante una serie di. Regole precise che presiedono all'andamento dell'agire comunicativo e che hanno per base portante anzitutto la volontà di confrontarsi, la veridicità di ciò che si dice e molte altre regole. Ecco, questa eh, idea di un agire comunicativo, democratico, tra spiriti liberi non si è mai visto da nessuna parte, salvo forse in qualche. In qualche... Eh, seminario accademico, dove forse neanche lì in realtà esiste perché anche nei seminari accademici subentrano rapporti di forza abbastanza articolati a seconda del grado occupato. Ad ogni modo, la storia dell'umanità è una storia eh, a torto, a ragione, fatta di eh, consensi e di dissensi, di posizioni eh, dissenzienti che spesso vengono anche. Purtroppo eh, represse, ecco, vengono represse. Noi abbiamo una panoplia pressoché infinita di esempi di eh, pensatori critici, di uomini controcorrente che, pur con presupposti reciprocamente irriducibili, eh, sono andati incontro a un triste destino, eh, forme diverse, la rivoluzione, la ribellione, la defezione e la protesta, la rivolta e l'ammutinamento, sono tante figure diversificate nelle quali si cristallizza lo spirito critico. No? Si va in qualche modo dalla figura basica con cui nella nostra vita quotidiana diciamo di no, con quella rotazione semistantanea della testa che esprime un no secco incondizionato fino ad arrivare al gesto massimo del dissenso che è la rivoluzione. La rivoluzione è, potremmo dire, un dissenso che si fa pratico, si fa energia eh, pratica e che coinvolge non più il singolo individuo ma un gruppo sociale eh, unito da diverse eh, prospettive, rivendicazioni, condizioni e così via. Ecco, la storia dell'Occidente è una storia allora di dissensi anche, no? almeno fin dal, dal modo con cui gli uomini si sono raffigurati l'inizio della loro storia. Pensiamo nella mitologia greca al gesto di Prometeo. Prometeo è colui il quale dissente rispetto all'ordine divino e così facendo istituisce un nuovo ordine propriamente umano, ma anche nella vicenda cristiana. Il cominciamento è eh, da individuarsi nel dissenso con cui i primi due uomini, Adamo ed Eva, dissero di no alla eh, prescrizione divina e scelsero di eh, mangiare l'ambita mela dietro la promessa ingannevole del serpente di diventare sicut dei come divinità. Ecco, quindi il dissenso caratterizza la storia del nostro Occidente. Citavo prima Giordano Bruno, si potrebbero citare eh, Tiberio Gracco e Catilina, Giulio Cesare Vanini, Cromwell. Eh, insomma, eh, la storia del dissenso è composta poi da tante figure diverse che hanno abitato il nostro, il, nostro, il nostro mondo in epoche diverse, in luoghi diversi, ma sempre ponendo in essere quello che vi propongo di definire come l'algoritmo fondamentale del dissenso, che è il dire di no, il dire di no a una situazione in cui pure sarebbe più comodo dire di sì. Ecco, questa è la formula magica del, del dissenso, l'algoritmo segreto, è eh, qualcosa che nasce anzitutto dalla coscienza dell'individuo, poi come dicevo può estrinsecarsi nella forma massimamente corale che è quella della rivoluzione, pensate alla rivoluzione francese, un intero popolo che dice di no a una situazione data, ma eh, la fonte primigenia del, del dissenso è sempre, è sempre...